Un cordiale buongiorno a tutti i nostri telespettatori, sono le 12 in punto, edizione giornaliera di Focus TG per portare a casa vostra tutte le notizie, gli aggiornamenti del Veneto dal Veneto. Oggi edizione speciale di Focus TG perché, come vedete in sovraimpressione, alle 12.30 cederemo la linea per il punto stampa del governatore Luca Zaia, punto stampa che si terrà a Palazzo Balbi a Venezia, dove il governatore firmerà anche l'atto costitutivo della Fondazione Cortina. Ma come d'abitudine, come consuetudine, Focus TG inizia con la cronaca, perché ci sono tante notizie dal territorio, dunque spazieremo provincia per provincia andando a ripercorrere quello che è successo, quello che sta succedendo con tutti gli aggiornamenti e le novità sui fatti di cronaca. Iniziamo da Padova perché continuano le indagini sulla morte di Ahmed. I poliziotti della squadra mobile hanno sentito nuovamente gli amici e l'ex fidanzatina. Ahmed nell'ultimo periodo era cambiato, studiava meno e voleva uscire di più a raccontarle. I poliziotti della squadra mobile che conducono le indagini sono stati gli amici del 15enne morto annegato nelle acque del Brenta dopo essere scomparso di casa lo scorso 21 aprile. Un cambiamento confermato anche dalla sua ex fidanzatina 17enne a cui aveva mandato gli ultimi messaggi prima di morire. Studiava meno, aveva fatto delle assenze senza dire niente alla famiglia. Anche il giorno in cui è scomparso non era andato a scuola perché diceva di non stare bene. Che cosa preoccupava Ahmed? Perché era cambiato all'improvviso? Sono gli interrogativi a cui vogliono dare una risposta sia gli investigatori che la famiglia del giovane studente dell'Istituto Bernardi. In queste ore inoltre dovrebbe essere fissata la data dei funerali che si celebreranno con rito musulmano probabilmente in un palazzetto dello sport della città e della fiaccolata per le strade di Mortise, il quartiere dove Ahmed viveva con la mamma e la sorella. Restiamo a Padova per parlare del bambino positivo al Covid che ha perso la vita. Ebbene, sono in corso due accertamenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Francesco Pascetta, il bambino di 6 anni di Codevigo positivo al Covid, morto a seguito di una crisi respiratoria. L'ULS 3 Serenissima sta compiendo accertamenti sui due accessi al pronto soccorso di Chioggia, dove il bambino è stato portato dai genitori il 27 e il 28 di aprile. L'ULS Euganea invece dovrà ricostruire i due interventi domiciliari, l'ultimo dei quali si è concluso con il decesso del piccolo mentre veniva trasferito in pediatria a Padova. Nel frattempo sono tuttora in corso gli accertamenti clinici sul corpo del piccolo per definire le cause del decesso. Adesso ci spostiamo a Treviso, cambiamo decisamente argomento, ma restiamo sempre nell'ambito della cronaca perché, secondo spacciatore arrestato dalla polizia locale di Treviso nel giro di un mese, ebbene, questo pusher nascondeva la droga nelle manopole della bicicletta. Nascondeva la cocaina dentro alle manopole della bicicletta, ben 12 dosi che la polizia locale di Treviso è riuscita a scovare grazie al fiuto del cane antidroga Luke. Il nucleo di polizia giudiziaria è così riuscito ad arrestare un 40enne nigeriano che gli agenti in borghese hanno visto cedere una dose di stupefacente a un 38enne trevigiano. Lo scambio è avvenuto venerdì pomeriggio tra via Terraglio e strada del Mozzato. Su sollecitazione dei residenti, accortisi delle presenze sospette in zona, i vigili stavano monitorando la quando proprio sotto i loro occhi è avvenuta la consegna della cocaina. Il pusher, che ha già una condanna per spaccio e una denuncia per contraffazione del permesso di soggiorno, ha cercato di dileguarsi in bicicletta, venendo però bloccato e arrestato. Durante la perquisizione, il cane Luca ha permesso di rinvenire nel manopole della bicicletta le altre dosi che il quarantenne aveva pronte da smerciare. Per la polizia locale, coordinata dal comandante Andrea Gallo, è il secondo arresto per droga nel giro di un mese, sempre in zona Terraglio. E i controlli si intensificheranno, visto che dal Ministero degli Interni è arrivato al Comando Trevigiano lo stanziamento di 1000 ore di straordinario da utilizzare proprio nella lotta allo spaccio.
Tanta cronaca, come vi dicevo, insomma, in questa prima mezz'ora del nostro Focus TG odierno, perché lo ricordo, perché si fosse, diciamo, messo in collegamento con noi solo adesso, alle 12.30 cederemo la linea al governatore Luca Zaia per il consueto punto stampa da Palazzo Balbi a Venezia e per la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione Cortina. Quindi, insomma, seguiremo da vicino e raccoglieremo poi chiaramente anche tutto il dibattito con le domande, l'intervento del governatore Luca Zaia per fare il punto della situazione. Noi, come vi dicevo, continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Bassanese, precisamente in zona Val Brenta, perché terreni, immobili e mezzi intestati a parenti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, una confisca da 120.000 euro, scopriamo il perché. 120.000 euro di beni confiscati, un appartamento, due terreni, un camper e un'automobile, ma anche un provvedimento di sorveglianza speciale. Questo è il risultato dell'ordine esecutivo avviato dalla Guardia di Finanza di Bassano e dai Carabinieri per un ex nomade pregiudicato residente nel comune di Val Brenta. Il provvedimento arriva dalla convalida di un sequestro preventivo con procedura d'urgenza disposto il 20 ottobre scorso dalla Procura di Venezia dopo numerose segnalazioni di reati predatori. Gli accertamenti patrimoniali disposti dalle forze dell'ordine hanno così aperto il vaso di Pandora, stridente infatti la sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati e la acquisizione di edifici, terreni, automezzi. Oltre alla confisca dei beni, all'uomo è stato notificato un provvedimento di sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di Val Brenta. Adesso ci spostiamo nel Trevigiano per un infortunio sul lavoro. Un operaio è rimasto ferito alla mano finita sotto una pressa. Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 11 nella ditta Barazza Santa Lucia di Piave. Un operaio di 53 anni è rimasto ferito alla mano che sarebbe rimasta schiacciata sotto una pressa. Sono stati i colleghi a dare immediatamente l'allarme sul posto, sono subito arrivati i sanitari del SUEM con ambulanza, automedica ed elicottero. L'uomo è stato soccorso ed è trasportato all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni non sono considerate gravi. A Santa Lucia di Piave sono arrivati anche gli ispettori dello SPISAL per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sabato altro infortunio sul lavoro, stavolta a Nervesa della Battaglia, dove un operaio senegalese di 61 anni era stato investito da un muletto che gli aveva procurato una lesione alla gamba, costringendo i medici alla parziale amputazione del piede. E una squadra di soccorso dei vigili del fuoco è stata allertata questa mattina da alcuni residenti. Siamo in zona Longare, fiamme, fumo. Alla fine si è scoperto che aveva preso fuoco un trattore. Longare, i vigili del fuoco di Vicenza sono accorsi in via Debba dopo essere stati allertati dai residenti per una colonna di fumo denso salire improvvisamente nella zona. È accaduto ieri, poco dopo le 18, ad aver preso fuoco un trattore che è stato completamente avvolto dalle fiamme. Nel giro di un'ora i pompieri sono riusciti a completare le operazioni di soccorso. Non sono ancora chiare le cause dell'origine dell'incendio al vaglio della squadra intervenuta, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. E adesso torniamo a parlare dell'incidente mortale di venerdì pomeriggio ad Abbazia Pisani. Gli inquirenti sono in possesso dello smartphone della vittima, la ventenne di Cittadella Paola Zonta. E proprio lo smartphone è sotto inchiesta, sotto indagine. Si cerca di capire se la vittima appunto stava adoperando il telefono al momento dell'incidente. Vediamo. Inquirenti al lavoro sullo smartphone di Paola Zonta, la giovane di Cittadella morta venerdì pomeriggio ad Abbazia Pisani sulla strada commerciale. Lo scopo è tentare di ricostruire cosa possa essere accaduto nei minuti precedenti al tragico schianto. La ventenne, patentata dallo scorso novembre, stava raggiungendo alcune amiche per cena quando si è scontrata frontalmente con un camion. Secondo alcuni testimoni, e anche a detta del camionista, Paola Zonta subito dopo una semicurva avrebbe invaso all'improvviso la corsia opposta di marcia. Non viene scartata nessuna ipotesi, dalla disattenzione dell'automobilista al malore. A Treviso, meglio nel Trevigiano, ladri nell'azienda che produce macchinari per dentisti, un bottino considerevole di oltre 15.000 euro.
Circa 15.000 euro è il bottino con il quale i malviventi sono fuggiti nella notte tra domenica e lunedì dopo il colpo messo a segno in un capannone di una ditta specializzata nella produzione di impianti dentali ad Altivole. I ladri, entrati da una porta sul retro, avrebbero approfittato del sistema d'allarme disattivato, forse perché guasto. Una volta all'interno hanno messo sotto sopra gli uffici aprendo cassetti ed armadi. Alla fine sono fuggiti portando con sé saldatrici, punzoni, vari attrezzi per la lavorazione dell'acciaio inox e due computer. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Riese Pio X, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero essere utili per dare un volto ai responsabili. I militari dovranno anche chiarire se sia la stessa banda che nei giorni scorsi si era resa responsabile di altri furti in abitazioni e aziende. E adesso ci prendiamo una piccola pausa, break pubblicitario, torniamo subito con ancora tante notizie di cronaca e poi, come vedete in sovraimpressione, alle 12.30 il punto stampa del governatore Luca Zaia. A fra poco. Quarto, siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG, in diretta come vi dicevo per raccontarvi quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio con tanta cronaca di cui parlare ancora prima di cedere poi alle 12.30 la linea al governatore Luca Zaia per il consueto punto stampa che oggi si terrà a Venezia, a Palazzo Balbi, dove il governatore sottoscriverà anche l'atto costitutivo della Fondazione Cortina. Ebbene, detto questo, noi ritorniamo a parlare appunto di cronaca, di quello che è successo in questo caso a Vicenza, perché picchia un agente per sottrarsi al controllo, arrestato un cittadino extracomunitario per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. Vediamo. Arrestato dai carabinieri di Longare per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un tunisino 39enne irregolare sul territorio nazionale. Nel pomeriggio del 29, mentre si trovava al Parco Querini, si è dato alla fuga in bici dopo aver notato la presenza dei carabinieri che dopo un inseguimento sono riusciti a bloccarlo. L'uomo, per sottrarsi ai controlli, ha colpito uno dei due militari causandogli lesioni lievi. È stato poi perquisito e trovato con 1,5 grammi di hashish e 46 grammi di cocaina e 60 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato. Restiamo nel Vicentino per un altro fatto di cronaca, se vogliamo anche un po' grottesco, perché una lite tra fidanzati degenera, interviene la polizia e la donna della coppia morde un agente. Vediamo. Viale della Pace, ma di pace ce n'è poca in un'abitazione. Urle strepiti e in corso un violento litigio tra due fidanzati. Qualcuno chiama il 113, la polizia arriva sul posto con una pattuglia delle volanti, gli agenti entrano nella palazzina, notano due giovani, stanno discutendo vivacemente, ma quando si accorgono di non essere più soli, scaricano la loro aggressività sui due poliziotti, minacciandoli e insultandoli, ma non solo. La donna arriva a mordere una gamba a un agente che finisce al pronto soccorso. Nonostante la situazione sia grave, i poliziotti bloccano i due aggressori e li portano in questura per accertamenti. Qui i due fidanzati, lui 33 anni e lei 23, vengono dichiarati in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per lesioni aggravate. In attesa dell'udienza di convalida, l'uomo e la donna sono stati portati nelle case circondariali, uno di Vicenza, l'altra di Montorio Veronese. Rubate le offerte dalla chiesa di Sant'Andrea a Crocetta del Montello, un episodio deprecabile su cui stanno indagando i carabinieri.
Sono tornate a colpire i ladri delle offerte. L'ultimo colpo, in ordine di tempo, è stato messo a segno nella chiesa di Sant'Andrea a Nogaré di Crocetta del Montello, in piazza 4 novembre. Il fatto è stato scoperto domenica da uno dei sacerdoti della parrocchia, ma sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. I ignoti sono entrati ed hanno scassinato alcune cassettine delle offerte, rompendo i lucchetti per prendere le monete presenti all'interno. Si tratta di un bottino davvero misero, poche decine di euro. La scorsa settimana era stata la volta della chiesa della Madonna della Rocca a Cornuda. Su entrambi i colpi stanno indagando i carabinieri, a quale è stata presentata la denuncia. I militari stanno vagliando la presenza di eventuali immagini rilevanti attraverso l'archivio dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area. E adesso vi raccontiamo una storia che fortunatamente ha un lieto fine, una storia se vogliamo anche un po' avventurosa, perché una gita scolastica, siamo nel Padovano, si è trasformata proprio in una vera e cosiddetta avventura per i bambini della scuola elementare Anna Frank di Noventa Padovana. Vediamo. Decisivo l'intervento degli alunni della scuola elementare Anna Frank di Noventa Padovana per salvare Rock dal fiume. Sono stati loro infatti a dare l'allarme mobilitando i vigili del fuoco. I ragazzi si trovavano sull'argine insieme ai loro insegnanti e hanno notato l'animale, un cane pastore svizzero, caduto in acqua. Rock si trovava a riva del fiume e non riusciva a risalire a causa delle pareti quasi verticale piene di rovi. Un operatore del nucleo SAF, speleo alpino fluviale, dei vigili del fuoco, si è calato in acqua, riuscendo a raggiungere e recuperare il cane pastore. Rock è stato portato sull'argine, coccolato, rifocillato, per poi essere consegnato al cinovigile per la lettura del CIP e la riconsegna ai legittimi proprietari. E adesso continuiamo con le notizie che hanno un respiro di serenità, notizie appunto a lieto fine che ci strappano un sorriso. Ci spostiamo a Mira, dove Marianna ha avuto fretta di nascere e così si è assistiti a un parto in casa. Vediamo. La piccola Marianna ha fretta di nascere e decide di venire alla luce in anticipo in casa a Auriago di Mira, mentre tutta la famiglia è in isolamento, mamma Giulia compresa di 34 anni, perché è positiva al Covid. La piccola Marianna però non ha voluto attendere oltre e giovedì scorso è venuta alla luce nel bagno dell'abitazione dei genitori con l'assistenza di papà Alessandro, 39 anni, che da libero professionista nel campo assicurativo si è felicemente improvvisato ostetrico con grande sangue freddo e senza l'aiuto del personale sanitario, riuscendo anche a togliere il cordone ombelicale attorno al collo della piccina, salvando la vita anche alla compagna oltre che alla neoarrivata. Insomma, una situazione davvero difficile per più ragioni, come si capisce bene, ma alla fine, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio. E adesso ci spostiamo a Montecchio perché è stato concluso il primo stralcio di lavori nel nuovo acquedotto Piazzola sul Brenta, Lonigo. Vediamo. Montecchio Maggiore, concluso ufficialmente il cantiere che ha realizzato una nuova condotta idrica collegando i comuni di Brendola e Lonigo alle falde idriche del Medio Brenta e della Valle del Lagno. Una nuova infrastruttura per fornire acqua potabile senza FAS nei territori contaminati dal grave inquinamento. 17 milioni di euro investiti dalla Regione Veneto per interconnettere i centri di produzione idrica nel rispetto del cronoprogramma. A breve inizierà l'avvio del funzionamento sperimentale con l'immissione di acqua potabile. Concluso il collaudo, sarà reso definitivamente operativo questo primo stralcio funzionale della direttrice Lonigo Brendola Piazzola sul Brenta. E adesso un'altra piccola pausa pubblicitaria, torniamo subito con altre notizie di cronaca e come vi sto ricordando più volte in questa mezz'ora iniziale di Focus TG con appunto l'appuntamento alle 12.30 con il governatore Luca Zaia per il suo punto stampa. Dunque, piccola pausa pubblicitaria, a fra poco.
Ben ritrovati a Focus TG, manca poco alle 12.30, momento in cui cederemo la linea al governatore Luca Zaia per il suo consueto punto stampa. Ne approfittiamo ancora però per darvi altre notizie di cronaca, ci spostiamo nel Padovano per parlare di truffe online. Sono sei, infatti, le persone residenti tra le province di Padova e Venezia colpite da misure cautelari per un giro di truffe online. Vediamo. Tra carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora sono sei le misure cautelari decise dalla Procura di Padova. Tutti i residenti tra Abano Terme, Montegrotto, Campodarsego nel Padovano e Stra in provincia di Venezia. Le accuse sono quelle di associazione a delinquere allo scopo di commettere truffe aggravate con indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento online. A indagare e intervenire poi nei confronti delle sei persone sono stati gli agenti della squadra mobile di Padova. In carcere sono finiti un 25enne e un 50enne, agli arresti domiciliari un 49enne, un 44enne e un 39enne, infine obbligo di dimora per una donna di 43 anni. Gli indagati, secondo le indagini, truffavano vittime in tutta Italia, alle quali venivano sottratti i dati relativi alle carte di credito per poi effettuare operazioni di ricarica o prelevando contante tramite gli sportelli Bancomat e spendendo poi quei soldi tra Padova, Vicenza, Venezia e Treviso per acquistare telefoni di alta gamma, gratta e vinci da reinvestire in Bitcoin oppure ancora per la compravendita di droga. Insomma, fra poco, come abbiamo più volte ricordato, cederemo la linea al governatore per il consueto punto stampa. Noi però ne approfittiamo adesso per fare un attimo il punto della situazione per quello che riguarda i contagi, la curva dei contagi che fortunatamente scende, scendono i contagi in Veneto, si registrano 1126 nuovi casi e 10 decessi purtroppo nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi da inizio pandemia in regione arriva a 1.679.828 persone contagiate, mentre quello delle vittime sale drammaticamente, insomma, perché sono numeri che fanno rabbrividire solo a sentirli. Il numero delle vittime, dicevamo, sale a 14.477. Scende, come dicevamo, il numero degli attuali positivi, che ad oggi sono 67.980, quindi meno 51 rispetto all'ultimo bollettino. Stazionaria infine la situazione ospedaliera con quasi 900, 899 ricoveri in area non critica, meno 1 rispetto all'ultimo bollettino, e con 35 persone ricoverate in terapia intensiva. Questa era una panoramica generale, appunto, della situazione Covid e contagi in Veneto. C'è movimento a Palazzo Balbi, dove, ripeto, fra poco ringrazio l'attentissima regia di Fabio Verin, che subito ci mostra le immagini da Venezia, dove fra poco arriverà il governatore Luca Zaia. Noi approfittiamo di questo lasso di tempo per darvi altre notizie di cronaca che leggiamo insieme, perché sono notizie arrivate poco fa in redazione. In questo caso ci spostiamo a Breganze, l'asciugatrice va a fuoco sul Poggioro, le fiamme si estendono all'intero appartamento. Ferita una donna, i vigili del fuoco sono riusciti a evitare che l'incendio assumesse proporzioni ingestibili. Il soggiorno della casa è stato completamente distrutto dalle fiamme. È avvenuto, insomma, nella notte questo incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti in via 5 Martiri a Breganze, come dicevamo, per l'incendio di un'asciugatrice che era posta sul Poggioro, le cui fiamme si sono poi estese, come vi stiamo raccontando. Stiamo leggendo insieme il comunicato dei vigili del fuoco. Si sono estese all'intera abitazione. L'inquilina dell'abitazione è stata trasportata in ospedale per essere caduta in casa nelle prime fasi concitate dell'incendio. I pompieri, accorsi da Bassano e Vicenza con due
autopompe, con un'autobotte, con l'autoscala e con 9 operatori hanno spento le fiamme riuscendo a evitare il peggio. Le fiamme hanno danneggiato l'intero soggiorno dell'abitazione, oltre a danni da fumo in tutto l'alloggio, in tutto l'appartamento. Le cause dell'incendio, di probabile origine elettrica, sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono durate all'incirca 2 ore. Quindi incendio a Breganze. Adesso altra notizia di cronaca, ci spostiamo questa volta nel Trevigiano, perché si è spento a 77 anni Pasqualino Vendrame, noto imprenditore di Silea, era titolare dell'omonima società di Via Alzaia. A portarlo via dalla vita alcune annose problematiche di salute. Si è spento, come dicevamo, a 77 anni, titolare di una ditta, la ditta Vendrame, specializzata in movimentazione della terra, scavi e demolizioni. Il decesso è sopraggiunto, insomma, all'ospedale Cafoncello di Treviso a seguito, come dicevamo, di alcune annose problematiche di salute. Parrocchiano devoto, in giovane età aveva contribuito alla riparazione della statua di San Michele Arcangelo posta proprio sul campanile della chiesa di Silea. Noi adesso, grazie alla regia, come dicevamo, di Fabio Verin, vi mostriamo di nuovo le immagini da Palazzo Balbi. Vedete che, insomma, fervono i preparativi, il governatore sta arrivando, quindi, insomma, si sta liberando anche l'area dove appunto andrà a parlare Luca Zaia per il suo consueto punto stampa dedicato non solo al Covid, ma, insomma, si parlerà a 360 gradi di stretta attualità, delle tematiche più importanti per il nostro territorio. Noi continuiamo a raccontarvi fatti di cronaca, questa volta è una cronaca di respiro nazionale, perché come sapete il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto aiuti. Leggiamo insieme l'ANSA, che riassume, e questa quindi è una notizia di cronaca ma anche un'informazione di servizio, riassume quelli che sono le principali novità contenute in questo decreto, un decreto che contiene le misure in favore di famiglie e imprese per fronteggiare la crisi dovuta alla guerra in Ucraina e non solo, insomma, questo particolare momento storico che noi di Rete Veneta vi abbiamo raccontato, dando voce, dando spazio proprio alle storie dei cittadini, alle storie degli imprenditori. Però non facciamo in tempo a parlarne, approfondiremo più avanti questo argomento, perché lasciamo la linea al governatore Luca Zaia. Adesso funziona. Per l'occasione ti facciamo gli auguri, allora. Mi ho detto che compì gli anni. E buongiorno a tutti, scusate il breve ritardo. No, abbiamo fatto un gran ritardo, 3 minuti. Però è una giornata importante. Vorrei invitare qui a fianco a me il sindaco Ghedina, il presidente Padrin, e poi il dottor Longo, e poi vi spiegherò anche per cosa. Allora, questa mattina, proprio a seguito di tutto quello che è l'operazione Milano Cortina, abbiamo dato vita alla presenza del notaio e della dottoressa Fiorella Francescon, mi ha dato vita alla Fondazione Cortina, che è sostanzialmente il braccio operativo territoriale di quello che saranno poi le Olimpiadi. Voi sapete che il progetto Olimpiadi nasce da una mia idea, una folle idea, qualcuno diceva addirittura che fosse semplicemente una presa in giro, no? E si sarebbe risolta in un po' di comunicati stampa. Non è così. Oggi noi siamo sede olimpica, nel 2026 si terranno le Olimpiadi anche a Cortina, e l'effetto Olimpiadi già si respira, si vive. Insomma, il sindaco Ghedina potrebbe stare qui a parlarci ore di quello che già oggi significano le Olimpiadi. Il nome di Cortina è sulla bocca di tutti nel mondo. Avete avuto tutti una sorta di
definiamo la vernice, no, di un'anticipazione rispetto alla chiusura delle Olimpiadi. Avete visto la mole, vabbè, a parte l'apertura, ma anche la chiusura, avete visto la mole dello spettacolo, ma soprattutto la visibilità internazionale. Cortina sarà sotto i riflettori del mondo, ma non solo Cortina. L'effetto Olimpiadi non si riduce in un dibattito Bob sì o Bob no, perché rischia di essere deprimente, ma si riduce in un dibattito nel quale bisogna non guardare la punta del dito, ma guardare la luna. Se non avessimo avuto le Olimpiadi, o meglio la candidatura alle Olimpiadi, se non fossimo sede olimpica, non avremmo ad esempio portato a casa la bretella di collegamento dell'aeroporto con la ferrovia. Stiamo parlando di un polo aeroportuale che è il terzo aeroporto d'Italia, stiamo parlando di un polo che fa 18 milioni e mezzo di passeggeri, quindi è la nostra porta d'ingresso, è il nostro biglietto da visita. Ma se non avessimo le Olimpiadi, non parleremmo di quasi 280 milioni di euro del finanziamento della variante di Longarone. Se non avessimo le Olimpiadi, non avremmo i 300 milioni di euro, perché li abbiamo, per la variante di Cortina. Io so che tutti ne hanno parlato della variante, ma noi l'abbiamo finanziata, giusto sindaco? Proprio con questa operazione. Devo dire che il sindaco è sempre stato al nostro fianco, ci ha sempre creduto, perché all'inizio, insomma, quando si parla di Olimpiadi, siccome fa più chic a dire che si è contro qualcosa che dire che si è a favore, non è che ci fosse tutto sto consenso. Quindi va riconosciuto al sindaco Ghedina di aver avuto il coraggio di portare avanti questa iniziativa. Il Bob. No, l'avete pubblicato il video del Bob? È in pubblicazione il video del Bob. Il sindaco mi ha mandato un bel video che pubblicheremo, mi sembra di capire che lo pubblicheremo, ed è esattamente una discesa virtuale nell'attuale pista di Bob. Si vede anche si vedono le condizioni, si capisce che siamo in presenza di un cadavere eccellente, di un sito degradato, di un sito che dovrà essere bonificato, e per bonificarlo ci vorranno 10-15 milioni di euro. Si sa che se avessimo dovuto andare a Innsbruck, come qualcuno sosteneva, perché bisogna fare le Olimpiadi sicuramente sostenibili ed economiche, ci avremmo dovuto mettere sopra altri 30 milioni di euro, quindi 15 di bonifica, 30 per andare a Innsbruck, cosa fa? 45 nella matematica. Con 60 ce lo portiamo a casa nuovo, ma con un piccolo vantaggio, che è l'unico Bob paralimpico, quindi garantiremo a tutti gli sportivi di poter utilizzarlo. Io ho chiesto con una lettera al CIO di inserire la disciplina Bob paralimpica come disciplina olimpica. Ci possiamo candidare tranquillamente a tutti gli eventi internazionali, visto e considerato che tutti coloro che praticano lo sport del Bob vorranno provare la pista di Cortina nuova. E poi avremo un vantaggio, che lo gestiremo assieme alle province di Trento, di Bolzano e la Regione Veneto, ovviamente il comune di Cortina. Bonifichiamo un sito, riduciamo la grandezza della pista di Bob e abbiamo ancora risolto un punto nero. Ecco, in tutto questo contesto poi ci sarà l'attività della Fondazione Cortina. Io non aggiungo altro. Abbiamo ancora grandi propositi. Ringrazio il governo perché c'è sempre stato a fianco. I diversi governi, ma questo governo in particolar modo, perché poi gli stanziamenti si sono visti concretamente. Ricordo che la pista di Bob è sostanzialmente finanziata tutta a livello nazionale. Quindi l'esborso ad oggi sulla carta per la pista da parte della Regione Veneto non c'è. Ovviamente abbiamo ancora le cifre stanziate che dedicheremo alle Olimpiadi e ovviamente stiamo attendendo che ci possa essere un aggiornamento prezzi, perché sapete che la situazione non è facile, ma non solo per le Olimpiadi. Stamattina parlavo di grandi opere, diciamo, a difesa del dissesto idrogeologico, sto parlando delle casse di espansione, ne parlavo con l'assessore Bottacin in giunta, e anche lì ne abbiamo fuori che noi siamo pronti per le gare, ma le imprese non fanno le offerte perché hanno paura di eventuali aggiornamenti prezzi che per logica conseguente tu non è che lo puoi fare con la gara, dopo aver bandito una gara, di poter, cioè, riaggiornare i prezzi. Se il ferro triplica, l'impresa che ha fatto l'offerta si ritrova il rischio di impresa in pancia. Ringrazio la dottoressa Fiorella Francescon, che è qui con noi, dopo verrà qui per la firma, diciamo, simbolica, ma non è simbolica, perché la presenza del notaio si fa solo firme serie, e anche le sue due collaboratori, la dottoressa Patrizia Calegari e Roberto Barbera. E i soci fondatori sono i tre, comune, regione e provincia, e quindi il presidente Padrin, sottoscritto sindaco Ghedina. E i fondatori onorari sono lo Sci Club di Cortina, è presente Igor Ghedina,
l'Associazione Albergatori di Cortina Federalberghi, il vicepresidente Elio Zardini. Poi abbiamo il Consorzio Esercenti Impianti a Fune, Cortina, San Vito di Cadore, Auronzo, Misurina, Marco Zardini. Anche qui ho dimenticato di dirlo, ma noi i collegamenti intervallivi sul Civetta e su Agordo, sulla Gordino, senza far agitare qualcuno, sulla Gordino ha detto, sulla Gordino, grande la Gordino, rispettando le leggi intendiamo farli. Componenti dei vari organi della Fondazione, e li saluto perché sono qui, erano qui stamattina, il neoeletto Presidente Stefano Umberto Longo, e per la Regione Veneto Andrea Comacchio, per la Provincia di Belluno Stefano Campoccia, per il Comune di Cortina d'Ampezzo Giampiero Ghedina, per lo Sci Club Cortina Igor Ghedina, per l'Associazione Albergatori Elio Zardini, per il Consorzio Esercenti Impianti a Fune Marco Zardini. Il Consiglio di Amministrazione eletto, allora, Presidente Stefano Umberto Longo, per la Regione Veneto Mauro Giovanni Vitti, per la Provincia di Belluno Enrico De Bona e per il Comune di Cortino Amerigo Angaran. Poi c'è ovviamente per lo Sci Club Cortina Federico Micheli, che non è qui stamattina ma ovviamente ha aderito a tutta l'operazione. Io passerei la parola nell'ordine al Sindaco Ghedina, poi al Presidente Padrin, infine facciamo chiudere al Neo Presidente che ci parlerà, diciamo, degli obiettivi, dei progetti, dei programmi. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie Luca, grazie Presidente. Oggi è una giornata importante, è la giornata in cui nasce il Comitato Locale per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Quello che è e quello che sarà il braccio operativo per le Olimpiadi del nostro territorio. Questo è un risultato importante, un risultato che nasce dalla forte collaborazione e coesione tra enti, Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Cortina, ognuno per la sua parte, ma tutti insieme per questa che è una grandissima opportunità, come ha spiegato bene il Presidente Zaia. È un'occasione per quanto riguarda lo sport, il più grande evento sportivo internazionale invernale dei prossimi anni, ma è anche l'occasione evidentemente per un rinnovamento delle infrastrutture. Mai tante risorse si sono viste sui nostri territori, mai tante risorse si sono viste nella provincia di Belluno e a Cortina. Noi abbiamo redatto un master plan in collaborazione proprio con la provincia e con la regione, all'interno del quale vi sono inserite tutta una serie di interventi strategici, 600 milioni di euro che sono già praticamente finanziati. Una grande occasione dove al centro c'è sicuramente l'ambiente, dove al centro c'è sicuramente la sostenibilità, ma dove al centro c'è sicuramente l'opportunità, la possibilità di rinnovarsi e soprattutto per le nostre infrastrutture di essere riammodernate ed essere competitive rispetto alla Svizzera, rispetto all'Austria, rispetto magari qualche località importante degli Stati Uniti. Oggi, ripeto, è una giornata importante, il mio ringraziamento alle istituzioni, ma ringraziamento anche al Presidente Stefano Longo per aver in qualche modo accettato questa sua carica Presidente del Comitato, un Comitato che lavorerà e collaborerà con tutti nell'insegna certamente di fare grande Cortina, la provincia di Belluno, il Veneto, ma soprattutto l'Italia, perché ripeto è l'evento più importante dei prossimi anni e di cui beneficeremo direttamente o indirettamente tutti. Quindi grazie a tutti. Grazie. Prego. Prego, Presidente. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Ma mi riprendo gli interventi del Presidente e del Sindaco per esprimere un po' due concetti. Il primo è che questo è un grande risultato di un gioco di squadra. Quando le istituzioni si mettono insieme riescono a portare a casa dei risultati importanti. Qui ci giochiamo, diciamo, il futuro di un grandissimo evento come quello delle Olimpiadi, organizzando tutta una serie di manifestazioni che sarà il compito di questa fondazione, preparatorie e propedeutiche all'evento olimpico, con l'auspicio anche che questa fondazione possa rimanere anche dopo le Olimpiadi, perché questo è veramente il frutto di persone anche di valore, e questo è l'altro concetto che volevo esprimere: ringraziare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo che hanno accettato questa carica. Ogni tanto, Luca, è giusto dirlo, a titolo gratuito, perché magari si pensa di dare incarichi a destra e a manca, invece a titolo gratuito hanno accettato questa sfida insieme a noi per portare a casa un risultato, ripeto, che per il territorio sarà molto importante. Chiudo dicendo che
le Olimpiadi, il presidente Zaia lo ha detto prima focalizzando l'attenzione sulla pista da bob, ma hanno permesso di portare nella sola provincia di Belluno oltre 1 miliardo di investimenti, soprattutto legati alle infrastrutture. Quindi essere riusciti prima con i mondiali di Cortina, di Scialpino, poi con le Olimpiadi, devo dire che si realizzeranno opere che forse, senza questi eventi non saremmo sicuramente riusciti a realizzare. Ora abbiamo però un'altra sfida, quello che bisogna realizzarle queste opere, perché al momento purtroppo sono ancora sulla carta. Io mi auguro veramente che ora, con una struttura commissariale che possa velocemente portare avanti questi progetti, si riescano ad appaltare, nonostante il problema legato all'aumento dei costi, riusciamo a vedere queste opere pronte per le Olimpiadi, perché questo è il grande obiettivo che tutti noi, soprattutto nel ruolo di amministratori, ci siamo posti. Quindi da parte mia ancora un grazie al Presidente della Regione e al Sindaco. Abbiamo costituito, ripeto, oggi è una giornata storica, direi, per Cortina, ma anche per la provincia di Belluno, perché sul nostro territorio da oggi inizia una nuova fase e mi auguro veramente che possa portare grande visibilità a tutto il territorio provinciale. Grazie. Prego, Presidente. Grazie. Intanto, dottor Zaia, voglio portarle veramente anche, credo, i ringraziamenti di tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Questo lo faccio perché intanto siamo tutti veneti, questo è un piacere anche per me poterlo dire, ma questo significa che queste persone sono disponibili e portano le loro competenze a disposizione di questo grande evento che saranno le Olimpiadi, ma non solo. Olimpiadi e Paralimpiadi, ricordiamocelo. Il mondo paralimpico assume sempre di più un grande valore sportivo, ma anche culturale e di civiltà. E credo che questo passaggio per Cortina nel 2026 sarà veramente un vantaggio competitivo per il futuro, per la reputazione di questa città. Ma la ringrazio anche per averci ospitato qui, perché non è un caso. Le Olimpiadi sono un evento mondiale, sono un evento di pace, ricordiamocelo sempre, ma per quanto riguarda noi sono un evento per questa regione. Come dicevo prima, una cosa a cui tengo molto, io non sono dogmatico per natura, anzi, sono una persona molto flessibile e abbastanza abituato ai cambiamenti, ma per me è un dogma che Cortina sia, assieme a Milano, una delle due città assegnatarie. Non è un semplice LOC, non è un semplice LOC all'Olympic Committee, è una delle due città assegnatarie. Questo ci pone nell'obbligo di avere tutta un'altra angolatura nella nostra visione, nel modo più assoluto. Noi lavoreremo molto in questi anni per l'ottenimento dei risultati. Avremo bisogno anche però del supporto delle altre società e infrastrutture che si occuperanno evidentemente di tutti i lavori che saranno da svolgere, perché il successo delle Olimpiadi lo vedremo nel 26 ovviamente, lo vedremo dopo, ma dipenderà anche da quello che sapranno fare poi altre infrastrutture nazionali per quanto riguarda le comunicazioni e l'assetto stradale, a cui faceva riferimento anche ovviamente il Presidente Zaia, dalla capacità anche della struttura societaria dedicata alle infrastrutture per le Olimpiadi. Questo è un altro punto molto importante. E poi ovviamente anche dalla capacità nostra di riuscire a creare coordinamento con tutte queste infrastrutture. Noi, uso un brutto termine, Presidente, romperemo le scatole da questo punto di vista, ma romperemo le scatole affinché quel fattore tempo, che non è stato effettivamente un elemento di successo negli ultimi 24 mesi, ma questo devo dirle è accaduto anche in Francia per le Olimpiadi estive del 24. I primi 2 anni non sono stati proprio. Poi le attività sono veramente partite ed è quello che dobbiamo fare noi. Ma credo che l'elemento tempo debba essere per noi un fattore, uso anche qui un termine ma che uso in azienda, un fattore ossessivo. Cioè noi sul rispetto dei tempi dovremmo essere ossessivi, perché se non rispettiamo i tempi non riusciremo a portare a casa quei risultati realizzativi che ci poniamo. È vero, da un punto di vista volontaristico, ma io conosco praticamente tutte le persone che sono nei due consigli, sono persone che agiscono con molta passione e credo che la leva del successo
mi auguro, di questa fondazione e dei due consigli, uno più strategico, il consiglio di indirizzo, l'altro il consiglio di amministrazione più operativo, sarà la passione e le competenze specifiche delle persone che ne fanno parte. E vi ringrazio molto anche per le scelte che avete fatto. Sono molto contento di avere la responsabilità di questo team di lavoro. Grazie. Grazie, grazie mille. Passiamo alla firma. Sì. Perfetto, fatevi. E ringraziamo il notaio ancora. Grazie a voi. Senza la pinza. Sì, sì, no? Eh beh. Vabbè, tutti i geni. I geni spaziali. Non sarebbe così. Ma non possiamo fare battute. Presidente. Presidente. Prego. Grazie. Hola. Se avete domande prima relative a questo argomento, prego. Tutto chiaro? Avete capito che siamo operativi. Lui è il nostro uomo all'Avana. Nel senso che per noi è stato fondamentale fin dall'inizio pensare che comunque ci fossero due realtà territoriali, una in Lombardia e una in Veneto, a seguire poi e a brandizzare, diciamo, rendere identitarie le Olimpiadi. Quindi assolutamente, e poi io spero, lo dicevo prima Presidente, questa è una realtà che non morirà con le Olimpiadi, perché non so, abbiamo i Bob, le candidature mondiali dobbiamo comunque portarle avanti, e quello può essere un altro nuovo, quindi diventa il veicolo della promozione sportiva e non solo, e dei territori. Ho altre domande allora? Chiudiamo tutto, grazie, buongiorno. Grazie a tutti. Grazie. Magari facciamo una foto insieme noi. Sì, facciamo una foto di gruppo, no? Aspetta, questo non darò. Sì. Rieccoci in diretta, abbiamo ascoltato l'intervento del governatore Luca Zaia, adesso piccola pausa pubblicitaria, noi ci ritroviamo fra poco perché abbiamo ancora tante notizie di cronaca di cui parlare e abbiamo insomma dei servizi di approfondimento e di avvicinamento alla data importante di domenica, perché parliamo di alpini, insomma tutto questo fra poco a Focus TG. Sono le 13, manca poco, mancano 2 minuti alle 13, questo significa che abbiamo altri 30 minuti per continuare a tenervi aggiornati, tenervi informati su quello che sta succedendo, su quello che è successo in Veneto. Il nostro format del Focus TG di pranzo è improntato in maniera sostanziale sulla cronaca, e allora continuiamo a parlare appunto di territorio, a parlare di cronaca. Ci spostiamo adesso nel Padovano, perché oltre 3.000 cittadini sono senza medico di base. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio della nostra collega Valentina Visentin. Noi siamo senza medico, anch'io sono senza medico perché ero con questo medico dimissionario, per capirci. Questo è il messaggio. Tutti i comuni hanno diritto al medico, quindi non è solo un problema di Agna, ma sarà un problema che nel giro di qualche mese o anno riguarderà tutti i comuni. Io parlo della provincia di Padova, i 102, perché i medici sono pochi e quindi domanda e offerta non si incrociano, e questo è il grosso problema. Finché il problema non si risolverà, il sindaco di Agna, Gianluca Piva, continuerà a ripeterlo: tutti i comuni, anche i più piccoli, hanno diritto ad un medico di base. Dal 1 maggio, infatti, i suoi cittadini sono senza medico. Il piccolo comune della Bassa Padovana fino al 2020 ne aveva 2, poi si è passati ad 1 solo per oltre 3.000 abitanti. Adesso nulla. A metà aprile ha fatto altre scelte e quindi da dimissionario ha lasciato il paese, e quindi ha finito il 30 di aprile, perciò gli assistiti sono rimasti senza medico perché non c'è un sostituto, nonostante la ricerca spasmodica
è fatta anche da LUS. Il sindaco ha allertato prefetture e province e ha scritto all'USL 6 che ha già inoltrato oltre 400 richieste, ma nessuno al momento ha risposto. Il problema è la carenza di medici, dice Gianluca Piva. Nel frattempo è una baraonda, nel senso che adesso gli assistiti si devono trovare comunque un medico che possa avere spazio e disponibilità nel nostro territorio. Io stesso, ripeto, lo devo fare. Oppure guardia medica o pronto soccorso nei casi di estrema emergenza. Certo che non si può comunque un paese come il nostro, che per carità le dimensioni, però sempre 3.200 abitanti, quindi lo zero medici fa paura. Dopo Agna questa situazione potrebbe toccare ad altri comuni più piccoli del territorio. Per questo alla protesta si sono uniti anche i primi cittadini di Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Conselve, San Pietro Viminario, Terrassa, Padovana e Tribano. E come vi stavamo raccontando, informando prima di cedere la linea al governatore Luca Zaia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto aiuti. Torniamo sull'argomento, vi stavamo dicendo che insomma è un po' un vademecum quello che andremo a ripercorrere adesso, insomma leggendo insieme la notizia dell'ANSA, in cui vengono un po' riassunti, riepilogati insomma, le novità più importanti di questo decreto, che contiene le misure in favore di famiglie e imprese per fronteggiare la crisi dovuta alla guerra in Ucraina, ma non solo, insomma, anche al particolare momento socio-economico sanitario che stiamo vivendo. Ebbene, il governo ha stanziato interventi da 14 miliardi di euro, più del doppio di quanto preventivato alla vigilia, senza nessuno scostamento di bilancio. Andiamo a fare un po' di chiarezza, a capire bene tutti i punti di questo nuovo decreto, prima poi di andare ad ascoltare cosa ne pensano i padovani, perché siamo andati proprio in mezzo alla gente per raccogliere le loro sensazioni, le loro testimonianze. Ma partiamo da una delle novità che insomma ha fatto subito più rumore, perché è diventata insomma subito oggetto di discussione e di interessamento. Parliamo del bonus da 200 euro per redditi fino a 35.000 euro. Di che cosa stiamo parlando? Con il decreto aiuti arriva un contributo una tantum da 200 euro per dipendenti e pensionati fino a 35.000 euro di reddito. Quindi arriverà questo sussidio, questo, diciamo, questa iniezione di liquidità pari a 200 euro, tale bonus di sostegno che riguarda, le stime dicono, circa 28 milioni di italiani, sarà attivo da giugno-luglio, non appena tecnicamente possibile. Questo è quello che riferisce il ministro dell'economia Daniele Franco. Il bonus contro l'inflazione, precisa il ministro del lavoro Andrea Orlando, interviene sulle fasce più deboli di pensionati e lavoratori, riequilibrandoli rispetto allo shock che la crisi ha avuto e rispetto anche a diciamo tutto il rincaro dei prezzi e dei costi, sia delle materie prime che appunto delle bollette e di quant'altro. È prevista un'estensione di questo bonus con esito sociale positivo della platea dei beneficiari. Andiamo avanti. Altro tema, altro punto contenuto nel decreto riguarda la tassa sugli extra profitti, che sale al 25%. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo velocemente. Le misure spaziano dalla proroga del taglio delle accise sui carburanti all'allungamento dei termini per accedere al super bonus edilizio, il famoso 110%, dagli aiuti alle imprese più colpite dalla guerra fino a norme per adeguare i costi degli appalti pubblici. Tutto questo grazie all'aumento della tassa sugli extra profitti realizzati dalle grandi aziende energetiche, che sale dal 10 al 25%. Detto in parole povere, quindi le grandi aziende energetiche che hanno tratto vantaggio, che hanno tratto sicuramente un beneficio economico di entrate in questo periodo, si vedranno aumentare la tassa sugli extra profitti
affitti dal 10% al 25%, e quelle risorse in più che si andranno a ottenere verranno, come detto, poi utilizzate per ridurre le accise dei carburanti, per prorogare il super bonus edilizio, eccetera eccetera. Il commento del Premier Draghi, prima poi di lasciare spazio al servizio che vi proporremo fra pochissimo, è questo, lo leggiamo proprio dall'ANSA: un provvedimento molto articolato che ha l'obiettivo di difendere il potere di acquisto delle famiglie, dei più deboli e la capacità produttiva delle imprese. Mario Draghi descrive il decreto aiuti in conferenza stampa come un provvedimento preso per affrontare di petto il carovita, l'accelerazione dei prezzi che dipende in larghissima misura dall'aumento dei prezzi dell'energia. Ebbene, adesso dicevamo di questo servizio a Padova, dove insomma il nostro collega Federico Fusetti ha intervistato appunto i cittadini, i residenti del posto, per chiedergli un'opinione intanto su questo bonus di 200 euro che abbiamo visto verrà erogato da giugno, luglio a insomma, cittadini, lavoratori, pensionati con reddito fino a 35.000 euro. Vediamo. 200 euro per le bollette, per aiutare le famiglie che hanno un reddito un po' più basso, può bastare? Non credo, dovrebbero agire sulle tasse invece che pensare a questi episodi sporadici. Sono una cifra, una tantum che non serve. Che non serve, questa è la mia opinione. Neanche per andare a prendere un caffè. E intanto darà quelle, dopo ne darà delle altre. Cioè lei è ottimista? Sì, io sono ottimista, ma perché nella vita serve avere un po' di ottimismo. Grazie. Altrimenti finiamo. È già un inizio, so? Magari si voleva qualcosa in più, però direi che in questo momento è il caso anche di accontentarsi un po'. Sperando poi che siano magari provvedimenti che durano nel tempo. Sì, esatto, magari anche perché non si sa come questa situazione, quando si sbloccherà, quando finirà, e quindi insomma è già un inizio, insomma, ecco. Non bastano mai, anche perché ce ne danno da una parte, poi ce ne tolgono da quell'altra, di conseguenza potrebbero bastare, forse sì, però non si sa. Ecco. Poi sono 200 euro però una volta sola. Ecco, ancora meglio allora. E allora no, non penso che potranno bastare, per certe famiglie forse proprio no. Ci vorrebbe molto di più. Come dire, questo Draghi pensa solo a se stesso. Posso chiedere anche? Effettivamente così. Non fa l'interesse del popolo. Però 200 euro, insomma, magari possono dare una mano. 200 euro, cosa, con 200 euro non ci fai niente. Bastano o no? Troppo poco. Per aumentare gli stipendi e calare gli stipendi dei parlamentari, ciao. E adesso ci spostiamo con un altro Vox, cioè con un altro servizio dei nostri colleghi giornalisti in mezzo alla gente, insomma, con le voci dei cittadini. Ci spostiamo, dicevamo, a Bassano del Grappa per parlare di un altro tema di stretta attualità. Insomma, sappiamo tutti che dal 1 maggio c'è stato un allentamento delle misure per quello che riguarda l'uso dei dispositivi di protezione individuale, delle mascherine, per quello che riguarda il Green Pass. Insomma, un passo importante atteso da tanti per quello che è stato un po' definito come il ritorno alla normalità, però sono ancora tante le persone che scelgono volontariamente, autonomamente, di indossare la mascherina per sentirsi più protetti, perché insomma lo abbiamo ve l'abbiamo detto, lo abbiamo visto poco prima di cedere appunto la linea al governatore Luca Zaia. I contagi in Veneto sono in diminuzione, ma il virus è ancora presente, l'allerta va mantenuta sicuramente alta, e allora adesso ascoltiamo cosa ne pensano i bassanesi di questo progressivo ritorno alla normalità, di insomma tutte le novità che riguardano Green Pass e uso delle mascherine. Vediamo. Io direi che è troppo presto, perché io ho paura ancora, finché ci sono tanti morti per me non va bene. Penso che sia giusto, era una schiavitù. Va bene perché vuol dire che le cose si sono sistemate fondamentalmente, quindi se le cose vanno meglio non possiamo che esserne felici.
Assolutamente, anche prima non era un dramma mostrare il Green Pass, però adesso sicuramente stiamo meglio. È pronta anche a togliere la mascherina? Non ancora, lo sarò quando sarò tranquilla avendo genitori anziani, che non c'è più pericolo per le altre persone, non solo per me ma soprattutto per le persone con cui sto. Si poteva anche aspettare un po', andare più per gradi, perché adesso fra poco avremo la conseguenza di questa Pasqua, di questo primo maggio, avremo le conseguenze, le vedremo, insomma, non voglio essere pessimista, però io sarei andato un po' più con la calma. Non credo cambi praticamente nulla, il buon senso delle persone resta fondamentale. Se non abbiamo imparato a convivere in questi 2 anni con questa cosa, è difficile che le regole riescano ad imporcelo o a cambiare radicalmente qualcosa adesso, credo. Contentissimo. È pronto anche a togliersi la mascherina? Migliorandola. Cosa ne pensi? Di liberazione, dai. Comunque siamo sempre un po' condizionati, perché ad esempio io sono entrata in un negozio, anche se so che non si può, cioè che si può entrare senza, l'ho messa in ogni caso. Comunque dai, facciamo un po' di passi da gigante un po' alla volta. Si poteva continuare con le limitazioni, perché qua non è guarito, non è finito il problema. Ancora, quindi non so se sia. Quindi non vi sentite ancora abbastanza sicuri per togliere mascherine? No, proprio. Forse la cosa è stata fatta troppo velocemente, pensata troppo velocemente, e in 2-2-4 si sono tolte tutto, no? Io personalmente, per finire, comunque quando entro sull'ambiente e vedo gente, ho sempre la mascherina in tasca pronta e la porterò anche quando avrò solamente il costume da bagno. E dopo la voce dei bassanesi, dei turisti e insomma dei passanti raccolte dalla nostra collega Sharon Di Carlo nella città degli Alpini, adesso ci spostiamo a Treviso, stesso tema, stesso argomento, insomma mascherine, Green Pass, tutte le novità, le abitudini, le consuetudini che hanno scelto di perpetrare i trevigiani, riassunte e raccolte nel prossimo servizio. Mascherine addio, o forse no. Da ieri in vigore l'ordinanza del ministro Speranza, che prevede l'obbligo di protezioni solo nei mezzi di trasporto, cinema e teatri, ospedali ed RSA. Non più necessari invece in negozi, bar e ristoranti, eppure in questi primi 2 giorni sono ancora molte le persone che decidono di indossare le mascherine sia all'interno delle attività commerciali sia per strada. Mi sembra che forse bisognerebbe avere ancora un pochino di attenzione, tutto lì. Poi senti ancora molti casi. Io gravito fra il Veneto e il Friuli e tutti i giorni veniamo informati comunque di avere ancora un po' di precauzione. Come ho una certa età ormai, perciò mi tengo al sicuro da me stessa. Ma è diventata un'abitudine, io mi sento più sicuro perché con i tempi che corrono meglio sempre tenerla su, non costa niente. E anche chi non la porta in molti casi tiene in mano la mascherina pronto ad indossarla. Per sicurezza la tengo, se vedo che ci sono posti molto affollati, non sono ancora pronta a toglierla, togliermi questa sicurezza. Preferisco tenerla per sicurezza, soprattutto negli ambienti dove c'è tanta gente, è meglio avere un po' di precauzione che non si sa mai. Anche tra i commercianti c'è chi torna a respirare, è proprio il caso di dirlo, la libertà senza mascherina, e chi invece preferisce tenerla. Per noi è veramente una liberazione. Ma la gente comunque entra comunque con la mascherina lo stesso? Qualcuno sì, magari qualcuno neanche lo sapeva. E ancora tante persone la portano per sicurezza, secondo me. Che lei? Sì, per sicurezza mia personale. Bisogna che ricominciamo ad abituarci. Sai, anche per me oggi è la prima volta, ho detto mi metto alla prova, provo a stare senza. Ti dico, la prima ora è stata difficile abituarsi, perché mai 2 anni abituati tutto il giorno con la mascherina. E adesso? E adesso basta, dai. E poi c'è chi decide di indossarla, non solo per proteggersi dal Covid. Proprio mi proteggo dai colpi di tosse e dagli starnuti altrui. Torniamo alla cronaca, sebbene insomma quello di cui vi abbiamo raccontato fino adesso in questi servizi è attualità, insomma abbiamo dato voce, dato spazio proprio a voi cittadini, a voi telespettatori. Adesso ci spostiamo nel veneziano per una notizia di cronaca, un ubriaco, completamente ubriaco, parcheggia l'auto in spiaggia, direttamente quindi sul bagnasciuga, 24enne denunciato e sanzionato. Vediamo.
Completamente ubriaco, è rimasto bloccato con l'auto in spiaggia a Jesolo, 24enne di Casale sul Sile, denunciato per ubriachezza, oltre ad essere stato sanzionato dalla polizia locale del posto. Il fatto nella notte tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. L'auto, un Audi, recuperata con il carro attrezzi mentre sostava letteralmente sulla spiaggia di Jesolo a pochi passi da Piazza Mazzini, con decine di persone accorse ad assistere alla scena, scattando foto e girando video postati sui social e divenuti, manca a dirlo, subito virali nell'arco di pochissime ore. Il 24enne completamente sbronzo, multato e denunciato per aver cercato di falsare il risultato dell'alcol test non soffiandoci dentro. Non si sa se a tradirlo sia stato il navigatore, l'alcol o se si sia trattata di una bravata da parte sua. Episodio dopo il quale il sindaco di Jesolo ha dichiarato di voler intensificare la sorveglianza nella zona di Piazza Mazzini, Piazza Aurora. E adesso una segnalazione dei cittadini che ha a che fare con il degrado, con un disservizio. Ci spostiamo a Padova, a Ponte di Breda. Perché? Perché il 25 aprile doveva riaprire alle visite guidate Villa Breda, cosa che invece non è avvenuta. Scopriamo insieme il perché. Il 25 aprile avrebbe dovuto riaprire i battenti per le visite, come era consuetudine da 19 anni, grazie a un gruppo di volontari dell'associazione culturale Viviamo Villa Breda, ma il 25 aprile siamo rimasti chiusi fuori, nessuno ha aperto le porte di Villa Breda il 25 aprile. Doveva essere quindi la riapertura, come di consuetudine, dicevo, perché è saltato un po' un accordo che però pareva abbastanza certo tra il Comune di Padova e l'associazione Viviamo Villa Breda, siglato anche a quanto pare da apposita delibera addirittura del marzo del 21, ma l'associazione ha preferito rinunciare perché a suo dire non si è dato corso agli accordi presi tra Comune e l'associazione nella gestione delle visite guidate di Villa Breda. Perché è un peccato? Perché all'interno di questa villa di origine appunto seicentesca, come vi dicevo, veneziana, ci sono oggetti preziosissimi che il senatore Vincenzo Stefano Breda acquistò durante la sua vita. Come detto, era un filantropo oltre che un senatore della Repubblica Padovano. Ceramiche, cristallerie, statue, orologi, bronzi, argenti e dipinti. Al riguardo l'assessore alla cultura di Padova Andrea Colasio ci ha detto che nel giro di pochi giorni il comune riferirà le sue intenzioni su Villa Breda. C'è una certa mobilitazione qui a Ponte di Brenta da parte dei fondatori di questa associazione, sostenitori, per vedere di riaprire il dialogo con il comune. Intanto però Villa Breda rimane chiusa al pubblico. Peccato. Insomma, in vista della adunata nazionale degli alpini, insomma, noi di Rete Veneta ci avviciniamo, vi conduciamo insomma, passo dopo passo verso questo importantissimo evento che ritorna insomma, con tutto il suo carico di storia, di emozioni, di tradizioni. Quindi fra poco avremo alcuni servizi dedicati proprio alle tappe di avvicinamento e non solo a questa manifestazione che ritorna a insomma dar vita a tutto il suo, come diciamo, libro di emozioni, tradizioni, storia, valore, coraggio e quant'altro. Prima però continuiamo con ancora due notizie di cronaca, quindi prima di lasciare spazio alle penne nere continuiamo tornando a parlare dello scontro tra i vaporetti. Ci spostiamo chiaramente a Venezia, ve ne abbiamo già reso conto nei giorni scorsi. Ebbene, aperte due inchieste ma non ci sono ancora novità sostanziali, quindi adesso la procura e gli organi inquirenti stanno cercando di fare chiarezza. Vediamo. Avrebbe rifiutato le cure sia in idroambulanza sia al pronto soccorso del civile, dove non ha voluto essere portata la turista ferita al volto, sebbene in modo lieve, nel pomeriggio di venerdì scorso, dopo lo scontro tra vaporetti avvenuto alle Guglie a Venezia. Di più, la ragazza, sebbene ferita, oltre ad aver rifiutato ogni tipo di soccorso, avrebbe anche rifiutato di esibire documenti di identità, dovendo prendere un treno in fretta e furia, così alle forze dell'ordine intervenute.
Fatto sta che ad oggi sulla scrivania di CTV non sarebbe pervenuta ancora alcuna denuncia, né da parte della turista ferita, la cui identità risulterebbe sconosciuta, né da parte di altri. In mattinata la Smart Control Room della polizia locale al Tronchetto, l'incontro informale per visionare in forma del tutto riservata le immagini dell'incidente registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunali con tutti i soggetti interessati, Capitaneria di Porto e naturalmente aziende del trasporto pubblico locale in primis. Fase istruttoria questa, nel corso della quale si stanno ascoltando tutti i testimoni presenti al fatto, compresi marinai e capitani di CTV in servizio quel pomeriggio su due vaporetti, cioè la circolare 4.2 e la 3 partita da Murano in direzione Piazzale Roma. Ora non resta che attendere i previsti 90 giorni di legge per raccogliere e acquisire eventuali nuove deposizioni. Parliamo adesso di morti sul lavoro, le cosiddette morti bianche. Sono pensate già 12 le persone decedute in questi 4 mesi in Veneto sul posto di lavoro. Ebbene, è stato siglato un importante piano regionale per la sicurezza sui luoghi del lavoro. Scopriamo tutto nel prossimo servizio. 12 morti sul lavoro in Veneto da inizio anno ad oggi, Venezia e Verona, le province più colpite, con il 50% degli infortuni mortali dovuti ad incidenti stradali che si verificano in itinere, ovvero nel viaggio andata e ritorno nel posto di lavoro, e che investe per lo più le donne. Tenga conto che appunto il fatto che per la maggior parte sono donne quelle che hanno gli infortuni in itinere, avendo un tasso di occupazione che è del 20% inferiore a quello degli uomini, rappresenta un punto su cui impegnarsi. Con il settore delle edilizie e costruzioni diverse, le aree lavorative collocate tra le più pericolose. Abbiamo il metalmeccanico che ha avuto diversi morti, l'agricoltura e poi altri settori. Purtroppo è un ripetersi di settori particolarmente pericolosi. Contro i morti sul lavoro bisogna investire sulla formazione, già a partire dalle scuole, puntualizza il presidente degli industriali veneti Enrico Carraro. In tal senso il sindacato propone per le imprese una patente della sicurezza a punti. Si tratta di un meccanismo che il sindacato chiede da tempo, che vada a valutare gli incidenti che avvengono nelle imprese e che penalizzi quelle in cui avvengono il maggior numero di incidenti o incidenti più gravi. E quanto è emerso oggi al Palazzo Grandi Stazione a Venezia nel corso della firma del nuovo piano strategico regionale 2021-2023 per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per il quale la nostra regione ha stanziato 7,5 milioni derivanti dalle sanzioni comminate alle imprese. Noi come ANCE vorremmo essere esempio di un'impresa che fosse impresa qualificata, perché riteniamo che il costruire non sia solo una questione di PIL, di economia, che non è certo né un limite né un difetto, perché facciamo un terzo del PIL nazionale, ma riteniamo che costruire passi anche attraverso il benessere, che deve essere primario anche all'interno delle nostre aziende. E nella settimana, cioè questa che ci accompagnerà, ci porterà alla adunata nazionale degli alpini di Rimini, a Preganziol, si è vissuta una giornata ricca di emozione, un abbraccio molto particolare, e allora scopriamo tutto nel prossimo servizio. È tutto nato per caso dalla richiesta da parte degli alpini di Venzone di poter essere ospitati nella trasferta che fanno fino a Rimini in bicicletta. Abbiamo colto l'occasione e li abbiamo ospitati molto volentieri, e poi anche per la commemorazione a Manlio Feruglio, perché è la loro caserma è intitolata a Manlio Feruglio, la nostra sede è intitolata a Manlio Feruglio, e a Preganziola abbiamo la casa natale di Manlio Feruglio. Alpini in armi verso Rimini. Soldati dell'ottavo reggimento della Iulia a distanza a Venzone sono arrivati oggi a Preganziol, dove hanno partecipato alla cerimonia in ricordo del capitano Manlio Feruglio, eroe alpino della prima guerra mondiale, a cui sono intitolate la caserma friulana e la sede degli alpini nella sua città natale. È proprio dal comandante dell'ottavo reggimento il senso di questa iniziativa che lega gli alpini in armi con quelli in congedo. Riesplorare e riportare alle memorie le nostre medaglie d'oro. Ora al capitano Manlio Feruglio è intitolata la caserma di Venzone, quindi commemoriamo ogni giorno. Però ci sono molti altri esempi, come ha citato il signor sindaco, che delle volte non vengono ricordati.
Cerimonia nel giardino della casa natale del capitano Ferruglio, dove una stella ricorda il valore del soldato. Poi il ritorno alla casa degli alpini per la ripartenza del gruppo verso Rimini. Treviso pronta per Rimini? Assolutamente sì, siamo pronti, siamo carichi, oggi ne abbiamo dato atto e siamo in grande forza, partiremo già domani, qualcuno già parte, io partirò giovedì, quindi siamo pronti a fare questa nostra grande adunata che da 2 anni che l'aspettiamo. E conosciamo tutti la vocazione degli alpini per quello che riguarda il volontariato, per quello che riguarda l'impegno per il territorio. Nel prossimo servizio l'ennesimo esempio di buona volontà da parte delle Penne Nere che hanno restaurato 2 altari della Prima Guerra Mondiale. Vediamo. Si avvicinano le celebrazioni degli alpini con la Adunata Nazionale di Rimini e poi con il raduno del terzo raggruppamento ad Asiago. E così la prima tappa, la prima cerimonia pubblica del programma di celebrazioni è andata in scena nella chiesa di San Pietro a Pedescala Pedemonte, dove sono stati installati e restituiti alla comunità 2 altari risalenti alla Prima Guerra Mondiale e restaurati dai 4 gruppi di pianura degli alpini. Una tappa, insomma, simbolica e significativa che riporta ai valori della comunità. Sono stati recuperati, come dicevo, dagli alpini a Vallata, li hanno recuperati, sistemati, sono ancora quelli della guerra del 15 e 18, sono stati sistemati, rimessi in chiesa ancora e adesso facciamo l'inaugurazione così aspettando il nostro raduno triveneto. Altari che tornano in chiesa, che rappresentano la storia, che sono un punto di riferimento e un simbolo custodito e valorizzato dagli alpini, che l'hanno tramandato e poi hanno speso energie e denaro per fare sì che su quegli altari si ricominciasse a celebrare messa e a riunire, sotto un unico ideale, i cittadini del territorio per non dimenticare. Si torna a celebrare le sante messe su questi altari così importanti durante la Grande Guerra. E ora i prossimi passi saranno il 5 giugno con l'inaugurazione del gruppo di Rozzo e l'8 luglio con il via ai 3 giorni di raduno del terzo raggruppamento ad Asiago. Restiamo a parlare di alpini, ci spostiamo però a Castelnuovo perché è stato celebrato un compleanno molto importante. Il monumento ai caduti di Castelnuovo compie 100 anni. Nella frazione di Isola Vicentina si è commemorata una pagina di storia molto significativa per tutto il territorio. Alpini, associazioni di volontariato, amministrazione comunale e cittadini hanno voluto ricordare una data così importante. Il monumento ai caduti è un punto di riferimento in tutte le piazze italiane. Tutti i paesi e le frazioni hanno un segno di ricordo per chi ha combattuto. Un ricordo che attraverso il monumento diventa riconoscenza per il sacrificio, per chi non è tornato a casa. E il monumento ai caduti di Castelnuovo, al centro della piazza, non è sempre stato al centro anche del rispetto e delle attenzioni. Ci sono stati danneggiamenti e atti vandalici negli anni scorsi, sempre riparati dal gruppo Alpini di Castelnuovo, che lo ha sorvegliato in questi 100 anni, senza dimenticare l'associazione di combattenti reduci e le altre realtà locali. Un monumento che fu inaugurato il 30 aprile del 1922, con una cerimonia solenne e trionfale, un monumento su 3 livelli a obelisco con molti simboli incisi sul marmo di cui è costruito. Nel 2003 l'ultimo intervento per sistemare il piedistallo. Nell'occasione si aggiunsero 4 lapidi di bronzo, una delle quali riporta un pensiero di Papa Giovanni Paolo II. La guerra non è mai una fatalità, è sempre una sconfitta per l'umanità. Siamo quasi in chiusura, però vogliamo salutarci con le immagini di una manifestazione, di un evento che si è svolto nei giorni scorsi a Treviso, un'edizione speciale della Corsa dei Camerieri. Vediamo. Mi parto adesso, arrivo domani. Un sindaco al servizio della città. No, anche arrivo domani. Sorriso ma anche consapevolezza del sindaco Mario Conte che questa corsa non è per tutti, perché sfrecciare tra vie e piazze come tra i tavolini del proprio locale, oltre che un'arte, è una vera e propria disciplina. Che la 14ª edizione della Corsa dei Camerieri ha ribadito nel giorno dei lavoratori con il decano di questo mestiere a Treviso e non solo. Per niente, sono il nonno qua. E Giacomino Benvenu, 80 anni all'anagrafe e 65 all'INPS, è stata la vera star di questa edizione. 3, 2, 1, via! Partenza lieve, percorso classico, l'ovazione è arrivata, manco a dirlo, in Piazza dei Signori. Un applauso, signori!
Dietro, ma solo per deferenza, le giovani generazioni. E non lo so davanti, mi sono da Drio perché le animo, sono un animo antico e ora rispetto chi che sei davanti. Poi però, come si dice, quando la corsa si fa dura, i duri cominciano a correre. Dura? Non è mica tanto divertente, arriva l'ansia adesso. Oggi che perdo il numero qua. Numero 13, porta fortuna. Gavito. Comincia la vera competizione. Sorpasso. Ragazzi. Dura? Un po'. Sì. Però tieni bene il passo. Sto provando. Tutti pronti al traguardo di Piazza San Parisio. Pronti con i defibrillatori? Sì, pronti. Pronti. Per la cronaca, il primo è un cameriere di signore e signori in Piazza dei Signori. Qual è stata la tattica vincente? Allora, lavorare in Piazza dei Signori, a Treviso, devi essere per forza il primo. Per le signorine è una cameriera di Piazzetta della Torre. Si corre di più nella vita o si corre di più in questa corsa? Nella vita sicuramente, però bisogna tenersi allenati anche in queste cose. Infine, premio speciale per due concorrenti da feltre. Sì, ma si corre di più in montagna o in pianura? Ma abbiamo corso tanto anche in pianura, ma è stato super divertente in una città bellissima come Treviso. Grazie mille dell'ospitalità. Grazie a voi, bella festa. Torneremo più numerosi l'anno prossimo, eh? E allora con questo servizio si chiude questa edizione di Focus TG. L'appuntamento è per domani, puntuali alle ore 12. Grazie e buona giornata.